Burloni, bentornati in questo nuovo video della vita in città, ragazzi. Come state? Me lo dite nei commenti. Raccontatemi un pochettino come sta andando la scuola, come sta andando questo periodo, perché sono troppo curioso. Di saperlo... Ad ogni modo ragazzi... Oggi è un giorno davvero molto speciale... Perché andremo a creare... La stanza di Steve Fere... E la stanza di Kendall... All'interno della Gilda... Leggendo i vostri commenti... Mi avete detto di iniziare da loro... E io inizierò da loro... Sappiate che ho una piccola sorpresa per voi... Perché questo fine settimana... Sarò presente a Lucca Comics... E sabato alle ore 18... A Lubic... Trovate tutto in descrizione... Farò anche in questo caso... Un canale Telegram apposta per l'evento... Mi troverete lì per il firmacopie. Quindi. Non potete mancare se siete di lucca e dintorni, mi raccomando. Comunque, non perdiamo tempo perché oggi ho anche da dirvi una cosa: perché abbiamo uno sponsor per il video di oggi, ma ne parliamo fra pochissimo. Allora, dobbiamo andare a casa di Kendall perché ho dei 5 Zelkova Sapling. E sì, ragazzi, mi avete consigliato di provare a mettere degli alberi alti all'interno del giardino dietro. Gli unici che avevano i Zelkova, quelli che fanno parte realmente della gilda, e secondo me sono i migliori e i più carini e i più completi. Se devo essere sincero. Inoltre mi avete detto che... Eh, tutta questa, questa roba qui, questo ambaradam qui di eh, mura bellissime che sono venute proprio bene, secondo voi non dovrei completarle fino in fondo? O meglio di arrivare fino a un certo punto e poi chiudermi all'interno di una roccia, diciamo, di un pezzo di terreno. Devo ammettere che l'idea è allettante, però sinceramente ragazzi, sapete che è ciò che ho pensato lo faccio tutto e non diciamo niente, anche perché Kendall mi ha già pagato, non ho la clip, ma mi ha pagato ragazzi 70 di argento e quindi ci sta. Allora, Qua mettiamo un albero. Che secondo me è perfetto. Non so se riuscirà mai a crescere. Ci proviamo. È invece cresciuto basso. È carino. A me piacciono un botto, raga. Quando si vanno ad inserire ed insediare all'interno di altri, ragazzi, alberi. È troppo bella questa cosa. La trovo veramente magnifica. Qui, secondo me, ci sta un bel alberello rosso. Mettiamolo subito, vediamo se viene alto. Ti prego dimmi che vieni alto, ti prego dimmi che vieni alto. Sì, ma è bellissimo, raga. Non so come vi è venuto in mente questa idea di mettere gli alberi rossi nella zona di Kendall, ma è davvero piuttosto carina. Anche perché qua c'è un... <ride> un albero di spruzza. Ma questo l'ho fatto crescere io, ragazzi. Non non ricordo sta cosa, eh. Vabbè, fa niente, chi se ne frega. Mettiamo qui quest'altro albero, bello alto anche qui. E ne mettiamo giusto un altro, magari... Da questa parte qua potrebbe essere una cosa carina. Che poi si va a insediare negli altri. Vediamo un po'. Sì. Ma quanto è bello, raga, sta cosa! Quanto è bello che si va a insediare in quelli viola Mi piace tantissimo Ne abbiamo un altro Approfittiamo di mettere anche l'altro Così almeno siamo a posto E la concludiamo qua Mettiamolo tipo qui Qui dietro ci potrebbe stare Sì, ci potrebbe stare qua dietro Bene ragazzi, torniamo a casa adesso Perché per Kendall non ho letto altri commenti Rilevanti sotto il video In realtà è uscito da poco il video Quindi non so se ci sarà qualcosa Ma nel caso lo facciamo Per il prossimo episodio di venerdì Sappiate una cosa Che probabilmente questa settimana Uscirà il video anche di. Dom anche sabato, perché devo finire un po' di cose. Vi è andato tutto a SFR, eccetera, eccetera, eccetera. Peraltro, voglio parlarvi dello sponsor del video di oggi. Avete presente che tutti nei commenti mi dite: Marci, ma io come faccio? a creare un server come quello della vita in città. Beh ve lo spiego io perché sono partner di Game Hosting da ormai 6 anni, 7 anni quasi, e mi stanno supportando da una vita nella creazione di server, nel eh, darmi dei server per creare delle cose sempre così belle. Quindi ho deciso che vi farò vedere un pochettino tutti gli sconti che ci sono per Halloween. Se cliccate il link in descrizione apparirà questa schermata che è il sito di Game Hosting e leggete già meno 30. E meno 20%, ma ci arriviamo. Per questo Halloween, Game Hosting ha deciso di fare degli sconti da paura. Infatti, ragazzi, questi sconti sono devastanti. Io vi consiglio di prendere se siete degli utenti meno esperti, quello di Minecraft normale, ci cliccate, andate a scegliere tutte le vostre specifiche qua sotto. Io vi consiglio Pterodactyl che è molto più eh, intuitivo. Nel caso conosceste Multicraft e vi trovate bene, potete avere anche Multicraft, perché ovviamente Game Hosting vi mette a disposizione tutto. Se volete saperne di più, potete anche scoprire le differenze cliccando qua sotto vi fa vedere tutte le varie cose che ci sono all'interno peraltro ragazzi una cosa molto bella è che su pterodactyl abbiamo una lista di modpack aggiornata con cui potete giocare con i vostri amici qui c'è la ram inoltre c'è un'altra guida che vi spiega tutto un po come questa qua so performance aggiuntive decidete voi l'IP dedicato decidete voi l'assistenza premium io ve la super consiglio ragazzi perché nel caso vi possono super aiutare e pensate un po' se io faccio tipo 6 mesi costa 14 euro ed in più ho... 20 ore di in più lo sconto del 30 eh, di Halloween ragazzi, figata se siete degli utenti più esperti vi consiglio le VPS KVM Gaming Pro che hanno il 20%, infatti adesso ne devo comprarne anch'io, eh, perché me ne serve una per un progetto estremamente segreto, e guardate un po', io in genere prendo sempre le Pro L, che sono quelle con 16 giga ci posso mettere un sacco di server su, ma questo ragazzi, solo se siete degli utenti, diciamo consapevoli di quello che fate, se volete già creare server ci sono un sacco di sconti, io lo spammerò anche su Telegram perché so che sono molti di voi che hanno dei server e guardate un po' ci sono degli sconti da paura ragazzi cioè è veramente assurda questa cosa se invece volete ancora più potenza delle KVM Pro potete trovare un altro link in descrizione di server easy anche qui ci sono gli sconti ragazzi prendendo un server dedicato io prendo il più caro di tutti il più potente di tutti quando vado a metterlo nel carrello e metto il codice promozionale ragazzi guardate un po' 50% di sconto con questi server potete avere un sacco di persone e creare un server mega pubblico gigante. Cosa aspettate? Cliccate il link nella descrizione spero ovviamente di essere stato d'aiuto a molti di voi con questa cosa approfittatene ragazzi perché io so di molti ragazzi che comprano su game hosting ma spesso i volentieri Mi dicono ah ma quando ci sono le offerte beh ci sono adesso quindi clicca il link nella descrizione ad ogni modo ragazzi allora che stanze prendiamo per Steve Fere e Ken io direi Steve Fere di qua e Ken dalla parte opposta marci di qua e Marco di là così totalmente a caso raga non c'è un vero e proprio perché di queste cose comunque siccome la stanzetta non è grande raga cioè ricordatevi che questa stanzetta è davvero Vero piccola, qua peraltro ho dimenticato di mettere un coso di diorite. Come diamine ho fatto a dimenticarmi? Allora partiamo subito da quelle di sevefere. Io direi di prendere lo scoria, la lava e poi andiamo a arredare tutto per il meglio. Io direi una cosa molto bella da fare, ragazzi. È questa: scoria di qua, scoria di qua messa così. Togliamo un pezzetto di qua sotto. Che raga, chi se ne frega se sotto si vede che c'è un pezzettino rosso. E qua in realtà mi basta fare così e così. Perché se io metto la lava qua. Vediamo un pochettino Non dovrebbe prendere fuoco niente Perché questo legno dovrebbe essere ignifugo Quindi sarebbe una figata totale Che si potesse fare Direi che si può fare Direi che si può fare Inoltre cosa facciamo? Andiamo a prendere subitissimo Delle catene Che dovrei aver da qualche parte Eccole qua 32 catene Pensavo di averne molte di più in realtà eh? Pensavo di averne molte di più in realtà Dobbiamo arredare in modo tale Che sembra questa stanza Un pochettino una forgia Quindi di conseguenza Non possiamo far... Le cavolate, dobbiamo fare le cose fatte super per bene. Ok, così ci piace. Mamma mia, è spettacolare. Mi piace veramente tantissimo. In realtà, come lava, non penso di riuscire a metterne altre in giro. L'unica cosa, forse, che mi tocca fare è questa cosa qua: fare così. E fare così, guardate. Metterlo dritto così, secondo me è più bello. Sì, direi che è molto più bello. E forse vi dirò proprio. Cerchiamo di riprenderci questo al volo. Togliamo un attimino. Ecco, questo qui non doveva andare proprio così. Ma facciamo così, almeno avete uno e uno. Sembrano un pochettino più staccati. Ed è piuttosto carina come cosa, devo ammettere che mi piace tantissimo. Poi abbiamo un po' di cose da forgiare da mettere. Beh, assolutamente sì, ragazzi, perché abbiamo da mettere eh, la fornace, lo smiting table, l'anvil, abbiamo da mettere un po' di libri, abbiamo da mettere i ripiani gotici, un po' di torce. Ci sono tante cose che possiamo mettere. È sicuramente, lo ammetto, molto difficile. Andare ad arredare una cosa di questo tipo. Però ce la possiamo fare. Qui vediamo un po' da fuori come sta. Sì, ci piace un sacco. Potenzialmente, potremmo alzare di uno tutto ragazzi. E fare tutto scoria stone in giro. Vediamo un pochettino se mi piace. Fatto così. Almeno diamo un senso al fatto che sono andato un po' all'insù. Potrebbe aver senso come cosa. Vediamo un pochettino. Se io faccio così. Qui lasciamo tutto aperto. Ok. E qui facciamo così. Mm, sapete che non lo so se mi piace in realtà. Devo, devo capirlo un attimino. Qui devo mettere ovviamente delle slab per salire. Slab per salire... No, non mi piace. Non mi piace, ragazzi. Beh, è giusto che l'abbiamo provato. Però, lo ammetto, non mi piace. Va bene tenerlo solo nell'angolo. Eh, è bello il fatto che ci fosse del rosso, sicuramente. Tutto quello che volete. Ma è bello così, ragazzi. È bello senza, senza, sicuramente, tutta questa roba qua. Quindi, togliamo tutto. E direi di trovare un centro. Il centro, ragazzi, in questo caso è qua. Lo mettiamo qua sopra. Qua ci mettiamo una bellissima anvil. Che sappiamo che è una delle cose più importanti che utilizzano queste fere. E quindi siamo a posto. Prendiamo fornace e smiting table. E le mettiamo da questa parte qua. Magari le mettiamo che sono collegate al soffitto. Quindi in questo caso possiamo fare una cosa di questo tipo. Facciamo così: fornace e ci mettiamo giù questo qua. Stessa identica cosa. La facciamo da quest'altra parte. Dove possiamo mettere la smiting table. Che non è male da mettere direttamente qua sopra. Vediamo un pochettino come sta. Ma sì, che secondo me è perfetto. Eh, L'ho messa male questa qua. Ok, secondo me è perfetto così, ragazzi. Vediamo un pochettino. Sì, mi piace, ragazzi. Mi piace. L'importante, raga, è che dia l'impressione di essere qualcosa di, eh, di forgia. Se non è qualcosa di forgia, non ha senso. Bene, prendiamo anche i libri. Che ho visto che ne abbiamo un bel po'. Quindi mettiamo pochi, fammi salire anche qua sopra, qua sarebbe bello avere quelli incantati che posso metterne eh, tipo sparsi nell'altro senso. Però vabbè, va bene così, non è così male. Ora provo a fare qualche dettaglio aggiuntivo e vediamo che viene fuori. Beh, 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 direi che è decisamente più bella ragazzi. Mi piace tantissimo questa cosa che ci si la lava in questa zona. Mi sarebbe piaciuto averla nell'altra parte, ma... Penso che l'unica parte in cui potremmo metterla potrebbe essere questa qui, ma sinceramente vi dirò, ragazzi, non mi dispiace così. Quindi per adesso la lascio così. Nei commenti, ovviamente, sapete già cosa fare, ovvero scrivere le migliorie che vorreste, che vorreste vedere. Ad ogni modo, passiamo a fare la zona di Kendall, che è la zona un pochettino più complicata. E voi direte, Marci, ma. Perché dici che è complicato fare la zona di Kendall? Beh, complicato sì, ragazzi. Per il semplice fatto che Kendall ha una zona tutta, diciamo, magica. Un pochettino da enchanter. Perché non è più un mago attualmente. Quindi probabilmente tornerà, probabilmente non si sa. Però sta di fatto che qua deve essere fatto in modo tale che lui abbia tutto per far tutto. Allora. Mmm. Come possiamo gestirla questa cosa? Io direi che possiamo fare una bellissima eh, libreria da questa parte qui che viene in avanti così, ok? Direi che è la cosa migliore in questo caso. Ora non so se così arriva già al livello 30, proviamo un attimino. Eh, ho qualcosa da incantare, ho qualcosa da incantare, non ho niente... Ok, sì ho questo arco qua, vediamo un pochettino. Arriva al 28 perché in teoria manca questo qua, giusto? Vediamo un po' se ho ragione. Arriva al 28 sempre. Perché arriva al 28? Perché devo mettere. No, non mi dico che devo metto in avanti. Ti prego, dimmi che così arriva al 28. Perché se no è un casino. Vuoi vedere che così? Sì, mancava quello lì. Vabbè, in realtà non è malissimo così, ragazzi. Togliamo questo. Tanto li possiamo rifare. Anzi, a parte che i libri mi servono, quindi chi se ne frega. Al 30. Questo qui posso toglierlo, pure? Eh? Sì, posso togliere anche questo. Quindi era semplicemente una libreria in più che mi serviva. Uh, ok, quello come lo prendo? Come li prendo? Non so come prenderli. Vabbè, allora, facciamo così. che se ne frega. Tanto quando li vedrà mai nessuno, questi qua neri. Ok, mi piace. Devo ammettere che mi piace. Però, qua davanti, voglio fare la stessa cosa che ho fatto con Steve Fere. Però, quasi quasi, qui la facciamo qui nell'angolino. Ci mettiamo il brain stand. Ci mettiamo le scale di Bulbis in questa maniera qua, che secondo me è super mega carino. E qua sopra, ragazzi, facciamo lo stesso identico lavoro che abbiamo fatto di là. Tuttavia, qua mi piacerebbe fare una roba di questo tipo. Beh, se tutte al contrario, così, queste qua, uh, Bulbis, che almeno danno quel contrasto che non mi dispiace per niente. Ok, facciamo così. Qui sopra ci mettiamo questi basalt quadrilaters. Tanto ne abbiamo tantissimi. Ok, facciamo così. Mettiamo, mettiamo giusto delle catene qua in giro. E fare la stessa cosa qua, ragazzi. Però mi è venuta in mente una cosa che potrebbe essere carina. Qua abbiamo quattro di questi braccieri bellissimi. Possiamo metterne magari giusto qualcuno in giro. Tipo possiamo fare, aspetta, aspettami, la catena. Catenina. Facciamo così, ne mettiamo a tre. E ne mettiamo tipo uno qua. Un pochettino più in basso. Quindi così. E così, ok, no, questo è un po' troppo in basso ragazzi, era venuto un po' troppo in basso questo, lo mettiamo qua, esattamente, e già mi piace moltissimo, purtroppo non ho i tappeti viola, penso che li andrò a, a craftare in qualche modo, o comunque a cercare di fare, da qualche parte penso di poterli fare quelli viola, però non ne ho la più po' idea, qui voglio fare una mensola tutta unita, ok, e voglio fare così, due, tre, due, eh, uno, due e tre, e 4 Beh 4 ci sta Secondo me è molto bello ragazzi Dovrebbe esserci tutto Alla fine Quello che ci deve essere Nelle stanze della Gilda È ciò che rispecchia Il loro lavoro E magari una bachechina Qua potremmo fare Una piccola bacheca E anche da 7 fiere Possiamo fare una piccola bacheca Sempre da questa parte qua Molto bene ragazzi Io direi che per questo episodio È tutto Noi ci vediamo Domani con un nuovo episodio Da Marci è tutto Ciao a tutti Grazie di tutti i commenti